mattina, io mi sveglio colazione cappuccino, 8:30 di mattina, lavorare duro duro, lavorare duro duro, lavorare. Bentrovati! Oggi cercheremo di carpire i segreti di un mestiere a metà tra il mero artigianato manuale e la creatività. Venite con me! Amici di mestieri, ci troviamo in compagnia di Maria Albanese. Ciao Maria! Ciao! Allora Maria, che lavoro fai? Io sono artigiana. Artigiana? Produco bijou. Bigiotteria, accessori, però bigiotteria, quella è la mia passione. Ci vuoi spiegare un po' com'è nata questa passione? Per caso, completamente per caso. Io ero studente all'Istituto d'Arte e ho conosciuto Franco, il mio compagno, che aveva un piccolo banchettino a Piazza Umberto, vi parlo di 30 anni fa. Nel momento in cui ci siamo messi insieme abbiamo cominciato a produrre bijou. Che tipo di materiale utilizzate per questi bijou? Da sempre usiamo l'ottone e il rame come base di metallo. Anche l'argento, in questo momento sto usando l'argento, però il rame e l'ottone sono i metalli preferiti, perché comunque io mi avvalgo di minuterie stampate, cioè non faccio un lavoro di fusione dei metalli, non lo posso fare, quello fa parte più dell'oreficeria. Quindi usiamo il metallo come base e poi cristalli, pietre dure, mezzi cristalli e anche resine, delle plastiche particolari. Quanta fantasia ci vuole per creare un bijou? Cioè, è essenziale, altrimenti ci... come dire... Allora, probabilmente 20 anni fa non era essenziale, cioè era essenziale però relativamente. In questo momento storico invece la fantasia, il gusto è fondamentale e quindi bisogna saper proporre sempre delle cose che abbiano comunque un che di originale. Cosa ti ispira, Maria? E mi ispira il bello, tutto ciò che è bello. A me piace la moda, fondamentale. Però la moda, quella, l'arte pura, non faccio nomi, ma ci sono degli stilisti che sono artisti, cioè. E dove scegli il materiale? C'è un... Milano, Parigi, anche spesso anche vado in fiera a Parigi, sì, sì, mi è capitato di andare. Fiere, sì, sì, saltuariamente vado, perché se vai sempre a Milano, alla fine allora si va a Parigi per vedere se ci sono novità, eccetera. Quindi è un lavoro che ti porta anche fuori per la scelta dei materiali, sì, per. Solo Parigi però al momento, sì. E Londra no? No, Londra è un po' più punk, rimane ancora punk Londra. Siamo anche andati, però non lo so. Sicuramente se andiamo adesso c'è un fermento pazzesco come a Berlino, eccetera. Per me l'Italia non la batte nessuno comunque. E i baresi? Come sono i baresi a livello di stile? I baresi sono eccezionali, i baresi seguono lo stile. Sono modaioli i baresi? Assolutamente sì, meno male, perché comunque stimolano, no? Anche se il barese è esigentino comunque. Però questo fa da stimolo, a me poi alla fine mi stimola, perché è una, come dire, una competizione, per me è così. Hai mai anticipato la moda con delle idee tue? Mi è capitato, sì, assolutamente, mi è capitato. C'è stato un momento, ma ti parlo di tanti anni fa, in cui abbiamo proposto dei cerchi molto grandi, che si facevano addirittura con i cerchi delle tende. Era un periodo in cui andavano i cerchi. Comunque, ma questo cerchio aveva una particolarità, aveva un diametro un po' più grosso, proprio come gli anelli da tenda. E niente, si usavano grandi, piccoli, ma più grandi. E ne vendevamo qualcuno, insomma. Comunque. Non tanti, non però. Non tanti. Cioè, non avevano avuto la presa sul... No, erano belli. Comunque la gente non osava mettere questi cerchi enormi. Nel momento in cui Moschino ha proposto questo, noi ne abbiamo venduti tantissimi. Come si svolge la tua attività? Voglio capire proprio passo dopo passo, come avviene la creazione dell'oggetto, del bijou. Semplice. Ora magari ce lo fai anche vedere. Io vado a Milano, scelgo tra migliaia di minuterie metalliche, penso di assemblare già nella mente però, certo. Cioè seguendo sempre una tendenza. No? Fai un disegno prima oppure... No, il disegno no, penso mentalmente, compro i materiali, mi arrivano, arriva il grezzo comunque, no? L'ottone grezzo e il rame.
li saldiamo innanzitutto, perché noi saldiamo ancora, siamo proprio rimasti ai primordi, non compro il pezzo già saldato che è proposto, non mi interessa. E poi li spediamo a Milano per la galvanica. La galvanica è la doratura, la ramatura, l'argentatura. Sono appunto i bagni che poi rendono diversi i vari pezzi. Ritornano a Bari e noi li componiamo. Cioè, questo l'hai fatto tu? Sì, questo l'ho fatto io. Quindi questa è una sorta di ricamo di Swarovski, perline, eccetera, eccetera. La farfalla è grezza, cioè è un metallo. E io poi, con una sorta di saldatura, buchi, eccetera, eccetera, ricamo questo pezzo. Allora Maria, è un lavoro interessante il tuo, un lavoro molto originale. Quello che volevo chiederti, un suggerimento per fare questo tipo di mestiere. Quali sono le caratteristiche fondamentali per essere una bijou, una creatrice di bijou? Allora, bisogna avere la passione, ma credo che sia passione, okay. Molta manualità, perché la manualità ti aiuta, cioè anche a saper risolvere dei problemi, perché è un mestiere che sembrerebbe facile, ma non lo è assolutamente. Grazie Maria, allora. Prego. È stato un piacere scoprire il tuo mestiere. Grazie. Un saluto agli amici di Mestieri. Ciao.